Dottoressa Domenichelli, finalmente anche a Terra Nuova la Casa della Salute verrà inaugurata, mi diceva il sindaco, probabilmente a giugno. Quali novità troveranno all'interno i cittadini? Allora, al di là delle mere semplici novità che possono essere il centro vaccinale, l'attività fisica adattata, la cosa più importante è che cambierà il percorso, non i servizi. Proprio l'altro giorno il sindaco mi disse: quali servizi? Non ti porto i servizi, ti porto i percorsi assistenziali, che sono una cosa molto diversa. Lì il cittadino troverà le risposte a quelle che sono le assistenze socio-sanitarie extra-ospedaliere. Le case della salute che abbiamo, questa sarà la più grande da un punto di vista proprio strutturale, ma sono tutte molto diverse. Noi abbiamo già aperto una Bucine, ne apriremo presto una a Castelfranco, entro l'anno quella di San Giovanni. Sono tutte diverse perché diverso è il bacino d'utenza che devono servire, diverse sono le esigenze anche rispetto a vicinanze di strutture sanitarie. Il vecchio ospedale di Terranova rinasce a nuova vita, sostanzialmente è una grande soddisfazione perché insieme alla Regione e all'ASL è stato fatto uno sforzo importante, perché si tratta di un finanziamento di 2 milioni di euro che permetterà di allocare nella struttura così riqualificata sia le attività ambulatoriali del centro di riabilitazione sia per l'appunto la Casa della Salute, che rappresenta di fatto un'implementazione importante da un punto di vista qualitativo e quantitativo dei servizi che invece attualmente vengono svolti nel distretto sociosanitario. Ci sono tante novità, facciamo un incontro pubblico apposta per spiegarle e illustrarle ai cittadini. Non sarei solo, ovviamente intraprenderemo altre iniziative, perché in quella struttura verranno allocati tutti i medici di famiglia che oggi operano in vari studi nel capoluogo, ci saranno i pediatri, ci sarà l'attività fisica adattata, il modulo di medicina d'iniziativa, quindi ecco, tante attività che miglioreranno la qualità del servizio erogato e la presa in carico del cittadino, perché opererà quella struttura dalle 7 la mattina alle 19 la sera, quindi sarà ampliato l'arco orario di prestazione per quanto riguarda per l'appunto le attività di base. Quindi ecco, faremo una campagna di comunicazione importante per illustrare ai cittadini i nuovi servizi.